Oggi facciamo un po' di test con qualcuno che va abbastanza piano. Il primo è questo qua. Ciao ragazzo che vai piano. Ciao, ciao a tutti. E il secondo che va piano è quest'altro qua. Ciao. E via. Ma oggi lo faccio andare piano per forza perché gli ho tolto la batteria. Esatto, quindi ci farà il culo lo stesso. No, ci fa il culo lo stesso però usando la bici muscolare. Anche perché sennò noi con i due cancelli che abbiamo qua, questo è il primo, la mia, con l'ammortizzatore segreto che vi posso svelare tra due settimane, no, pardon, tra due mesi, e questa è la biga del protagonista di Voglio un panino. Check it out, man. Funziona? Funziona, sì, funziona. Ok, a posto. Funziona, tutto a posto, possiamo partire. La seconda. La quarta no. Okay. Dunque, il principio è il seguente, anche se c'hai 29, 26, 27 e mezzo, la salita è salita per tutti. Stai a vedere che ho due batterie giù, come faccio per essere andare a cambiare bici. Esatto, va a prendere le ride bike, siamo poi ci traini, vedi? Vabbè, dai, stiamo andando su alla base NATO, sono 900 di dislivello circa. E poi ci facciamo, poi ci facciamo il crestino, che è una bella discesa enduristica, con anche dei rilanci che Fabietto ama. Te la conosci? No, penso di no. Minchia, top. Te lo dico quando si andrà. Bene. Strava? Ciao. Non era su Strava, vabbò. A posto, dai. Ridò il casco a Fabietto, ciao. Primo pit stop. Abbiamo appena fatto 3 km di salita. Ancora meno 5-6. Sì, perché ha delle sospensioni di merda. Attenzione, dibattito su pressione di gomme. Oi, stai registrando? Certo, io sgonfio immediatamente, guarda. Mi arrivo in cima. Veniamo subito, non so, dobbiamo fare sapere i nostri segreti sulle pressioni gomme. Due e mezzo. Direi. Siamo a quota 600. Guarda Andrea come taglia ancora la linea interna anche in salita. Con 30 passa minuti che ci diamo. Ritmo buono. Ritmo costante. Direi pastorizia allenata. Così, attenzione. Giusta teoria, però noi non facciamo il mondiale, quindi. Ma io non sicuro, voi due, boh. No, siete voi. No, a me mi basta una, direi. È due. Quota 720. Il wheel sights non conta una sega. In salita ti fai il culo. Qualsiasi bici prendi, stai d'accordo? Elettrica. Elettrica. Gli diamo il premio, per la battuta. Scambio bici. Io ho tempo. Quota 8.40. Siamo quasi. Inizia a tirare il vento e cambiare l'aria. Qualche grado di meno. Abbiamo un esempio di atleta di e-bike. Dove? Che si allena con la muscolare. Ed è nella cacca. No, dai che sta ancora parlando, quindi sì, ce n'è ancora. A posto. Quota 900. Siamo quasi, dai. Cioè dipende se vai su sì. Quando vai metti qua il token, la forcella praticamente in curva, invece di farti quel lavoro là che dicevi, no, sta più lì, capito? Che c***o guardi te? Ultima rampa, base NATO, ci siamo. 150 metri. Adesso inizia la parte quella veramente dura. Abbiamo i rampichini su tutte le bici. Sei pronto allora? Sì, sono pronto, apriamo il mono. Facciamo vedere il mono. Ottima idea. Sblocco anch'io quasi quasi l'ammortizzatore. Bene, allora ci vediamo dopo sul sentiero. Ricordiamo ai gentili spettatori che questo è il Crestino Trail. Abbiamo Dave davanti, chi non lo conoscesse è più conosciuto come Roulette Man, lo zio Dave. Dietro le calcagni abbiamo il campione
Caripo. Diciamo. Ultimi metri. Guarda la foglia! Si è incastrato! Guarda la foglia! È una bici, una Ghost, tutta originale, montata così. Abbiamo lavorato un po' sulle sospensioni ed ora abbiamo fatto una discesa qua fino alle Ligure e direi che iniziamo ad esserci. Lui usa una Helm e al posteriore c'è l'ammortizzatore che più io amo, che è il double barrel a molla. Sulle sospensioni ho fatto un po' di lavoretti, roba molto molto buona già di fabbrica, però se uno ci mette mano sicuramente migliora tanto, ma questo vale per qualsiasi marca, non voglio dare un contro a Ken Creek o alle altre marche. Qualsiasi sospensione, se ci metti mano, la porti un po' più a fare un lavoro migliore rispetto allo standard, secondo me. Com'è andata oggi? Beh, oggi è andata bene. Mi sono trovato veramente bene, quindi vuol dire che alla fine le sospensioni hanno fatto loro, nonostante il finish dove c'era una parte in alto. Quindi... Bene, molto bello fare le sospensioni agli altri, così io mangio e loro si fanno il culo in bici, è la cosa migliore. Queste tre configurazioni qua, poi si può decidere qual è la migliore. Allora, tanto io oggi faccio un giro. Faccio un giro, se c'è qualche problema, quando torno indietro passo da te. Andrebbe, si può fare anche più largo? No, ma non penso che ci sia, quello è il problema, perché è più larga. È più larga? Sì, di poco, sì. Sì, però darti una progressione era da provare. Il problema è che non esiste una prova che si torna indietro, perché prima era una merda. Adesso... poi... Stiamo rientrando in officina, perché ci aspettano una serie di bei lavori da fare, e tra l'altro questo percorso che abbiamo fatto oggi, il Cristino e barra la salita alla Basenato fino al Ligure da Feglino, è stato, è e sarà in tre tempi il percorso che ho scelto per fare una serie di test che comporranno un grande video test su un grosso dibattito tecnico che è vivo nell'ambiente mountain bike. Il dibattito è doppia piastra o monopiastra per l'enduro, quindi mi raccomando, state sintonizzati perché ci sarà da ridere.